sente adesso, eh? Pronto? Sì. Spengo? Pronto, ecco sì, 1, 2, 3, pronto, sì, pronto. Pronto, pronto, ecco adesso sì, 1, 2, 3, pronto, prova. Alza un po' però, Filippo. Filippo, alza un po' questo perché io non posso, ho il gambaro qua. Come si deve mettere? Ah, sta arrivando. Pronto, sì. Perfetto. So perché gli hanno pronto. Va. No, basta che non vada fuori da lì.
arrivato il ministro, sta salendo le scale. Ben arrivato. Bene, signor Ministro, ben arrivato, e Sua Eccellenza il Prefetto, le autorità civili, le autorità militari, consiglieri, componenti della Giunta, onorevole, Monsignore la accoglie per la consegna del premio Sicella, un momento importante culturale per la città, ed ora la parola al sindaco per il saluto iniziale. Buongiorno signor Ministro, siamo onorati di avere tra noi il Ministro Dario Franceschini, ringrazio per la presenza Sua Eccellenza il Prefetto e tutte le forze dell'ordine. Colgo l'occasione di illustrare all'onorevole Ministro lo stato dell'arte sui beni culturali di Monselice, segnalando il grande impegno di questa amministrazione in questo campo. In particolare voglio segnalare i monumenti restaurati, recuperati e resi fruibili al pubblico negli ultimi 10 anni. Monumenti di grande valenza storica architettonica. I recuperi più importanti sono stati il Palazzo della Loggetta del XV secolo, divenuto sede del settore cultura e turismo e dell'ufficio turistico, con sale attrezzate per conferenze ed adatte ad esposizioni e cerimonie pubbliche. Villa Pisani del XVI secolo, con recupero oltre che della villa di un vasto ciclo di affreschi attribuiti a Benedetto Cagliari, recupero completato con un ascensore esterno in modo da permettere l'accesso al pubblico ai vari piani sede di mostre ed eventi. Il complesso monumentale di San Paolo, risalente all'VIII secolo, è destinato al museo della città. Il museo, inaugurato nel 2016, quindi l'anno scorso, raccoglie reperti archeologici di Monselice, presenta la storia millenaria di Monselice, vuole diventare un centro di divulgazione culturale ospitando eventi e laboratori didattici. Gestione affidata all'Associazione Amici dei Musei. La chiesa di Santo Stefano, XIII secolo, chiusa da 206 anni, è riaperta al pubblico ieri 8 ottobre 2017 con un intervento di restauro minimale atto a garantire l'apertura e l'accessibilità al pubblico, restituendo alla cittadinanza un bene culturale per troppi anni tenuto chiuso in pericolo di crollo. Ci auguriamo che dopo abbia il tempo di poter vedere questo recupero minimale. I fondi per recuperare tali edifici in parte derivano da contributi, ma la maggior parte sono di finanziamento diretto dell'amministrazione comunale. Per la Santo Stefano non abbiamo ottenuto nessun contributo, ma abbiamo agito solo con fondi comunali, tanto da poter dire ieri ai cittadini presenti all'apertura della Santo Stefano che ad oggi i mecenati per tale recupero sono loro, in quanto con le loro tasse comunali abbiamo completato il primo stralcio. Ma Monselice è una città piena di cultura e storia. Il Castello Cini con una delle più importanti collezioni di armi, il Mastio Federiciano 1239, recuperato ma purtroppo difficilmente raggiungibile a piedi, essendo stato bloccato un progetto di accesso con un ascensore da oltre 10 anni. Tale progetto era finanziato con fondi europei, ma 10 anni fa, 3 mesi dal termine dei lavori, vi è stata una denuncia di alcuni comitati e vi è stato un sequestro del cantiere da parte della magistratura. La magistratura ha impiegato 8 anni per risolvere il problema, 2 anni fa ha assolto tutti e ha sbloccato il sequestro. Ma nel frattempo la ditta è fallita, i fondi europei sono stati ritirati e attualmente non ci sono i fondi per finire di realizzare l'ascensore. Abbiamo inoltre la Pieve di Santa Giustina, è stato Francesco Petrarca canonico di Monselice a Santa Giustina, ed inoltre sede di un percorso religioso lungo l'accesso alla Rocca, le 7 chiese, le 6 cappelle più la 7ª alla chiesa di San Giorgio, con la bolla del Papa Paolo V che nel 1605
concesse le stesse indulgenze accordate ai pellegrini che si recavano in devoto pellegrinaggio alle sette basiliche maggiori in Roma. Il turismo nella nostra città è in costante aumento, con una crescita in percentuale di due cifre ogni anno. Nel 2014 ci sono stati 50.000 pernottamenti di turisti a Monselice, con un incremento di due cifre nel 2016 e ancora più nel 2017. Ma come amministrazione siamo particolarmente sensibili alla scuola e alla cultura. Molti sono gli eventi e voglio segnalarne solo alcuni particolarmente importanti ed interessanti. E mi riferisco al premio di traduzione letteraria, che è qui a Monselice da oltre 30 anni, al premio Brunacci e al recente premio Oxicella. Siamo onorati della sua presenza tra noi oggi per ritirare il premio Oxicella. Ed ora cedo la parola all'assessore alla cultura Gianni Mambrin. Sarò brevissimo. Grazie, come assessore alla cultura sono onorato che lei sia qui oggi, che rappresenta la cultura, il turismo a livello nazionale, e devo dire che il premio è scaturito proprio da questo, per il lavoro straordinario che in questi anni ha fatto. Io penso che mai nessuno come lei in questi ultimi anni abbia lavorato così in maniera intelligente e puntuale per il nostro turismo e per recuperare le bellezze artistiche che abbiamo in Italia, ad esempio Pompei che stava andando in degrado. Ecco, quindi il mio è un ringraziamento per la sua presenza qua. Io non dico tanto che ha già detto il mio sindaco, ma devo dire che Monselice in questi ultimi anni è cresciuta tantissimo. Se lei pensi che 10 anni fa era l'ottavo comune per presenze turistiche dei Colli Euganei, oggi è il primo comune. Segno che il lavoro che è stato fatto è stato un lavoro importante, non senza difficoltà, siamo ancora all'inizio, però possiamo dire che con tutto quello che è stato fatto nel recupero dei beni artistici e architettonici siamo riusciti ad investire tantissimo, e la sua presenza qua oggi è la conferma di tutto ciò, ma anche noi vogliamo chiedere un aiuto. Nel tempo avevamo le risorse, adesso ci mancano un pochettino. Anche a livello nazionale lo sappiamo, però ad esempio ieri abbiamo inaugurato dopo 206 anni una chiesa che era stata chiusa da Napoleone ed è riaperta in maniera minimale, ma noi vogliamo ultimarla e per questo chiediamo un aiuto da parte del governo. E so che lei, prima di essere ministro, è una persona che mantiene la parola e quindi noi chiediamo che ci dia la parola, proprio la sua parola, che ci darà una mano, perché Monselice ha bisogno di questo, ha bisogno di crescere, perché turismo vuol dire lavoro, posti, vuol dire turisti che arrivano a Monselice, e quindi io son certo che la risposta sarà positiva. Mi sono allargato un po', però insomma, ecco. E qui abbiamo anche abbiamo le classi del liceo Cattaneo e del Kennedy, l'indirizzo turistico c'è perché pian pianino, e l'abbiamo voluto fortemente con il preside, pian pianino abbiamo visto che i turisti arrivano, quindi questo è un segnale positivo. Abbiamo anche l'Università di Padova con il Master di Progettazione del Turismo Culturale qui a Monselice, abbiamo la specializzazione in archeologia, segno che c'è vitalità e c'è voglia di crescere per tutto il territorio, non solo Monselice, ma tutto il territorio dei Colli della zona termale. Quindi la ringrazio ancora di essere qui e mi auguro veramente che mantenga la parola, sono certo che la manterrà. Ma ho anticipato tutto. Bene, bene. L'assessore consegnerà un volume al ministro. Questo è il libro che raccoglie la storia di Monselice, dal Neolitico fino ai giorni nostri. È stato un lavoro molto importante, anche c'è qui il professor Vallandro che ha dato una grossa mano, e il professor Ghidotti. Lo diamo a lei perché magari nei momenti di pausa si lega un po' la storia di Monselice, ma so che conosce bene già Monselice. Procediamo, do la parola volentieri all'onorevole Rostellato. Buongiorno a tutti, io ringrazio il Ministro per la presenza
e lo ringrazio davvero tanto, perché io ci tenevo molto a questa sua visita a Monselice, perché credo che sia una delle cittadine più belle della nostra provincia e comunque della bassa padovana in generale, una città molto ricca di storia e di cultura e che quindi secondo me meritava un passaggio del ministro, proprio perché, come hanno detto il sindaco e l'assessore, è una cittadina che sta crescendo anche molto dal punto di vista turistico e che comunque in cui si valorizza molto anche la storia e la cultura di questa città. Ringrazio anche l'amministrazione, perché credo sia un segnale molto positivo quello che comunque un'amministrazione che non è dello stesso partito in qualche modo del governo premi un ministro, significa che comunque è stato fatto un buon lavoro, un lavoro che è riconosciuto da tutte le forze politiche in qualche modo, insomma da quelle principali, e questo credo che sia una cosa indubbiamente importante da sottolineare. Non entrerò nel dettaglio di quello che è stato fatto dal punto di vista come Parlamento e come governo, perché credo che sicuramente poi ne parlerà il ministro in maniera più dettagliata, però visto che qui abbiamo molti ragazzi, l'unica cosa che vorrei sottolineare è una misura che è stata molto criticata, ma che secondo me invece è stata una misura molto positiva, cioè quella della card cultura, diciamo, per i diciottenni, visto che qua abbiamo molti ragazzi appunto che ne fruiranno probabilmente nei prossimi anni, e quindi anche chiedo al ministro di portare avanti questa proposta, che è stata fatta prima per i ragazzi del 1998, adesso è stata appunto ampliata a quelli del 99, e spero appunto che sia una misura che verrà proposta anche a tutti i ragazzi delle prossime classi. Perché? Perché è stata criticata dicendo è solamente una misura elettorale, invece i ragazzi alla fine ci hanno stupito, nel senso che sono riusciti a utilizzare queste risorse anche in maniera copiosa, comprando libri, andando a concerti, comprando musica, comunque utilizzandola in maniera anche molto responsabile, quindi questo ci ha fatto molto piacere e ci dimostra appunto che, a differenza di quello che pensano i grandi, diciamo gli adulti, siete comunque, avete voglia di conoscere la cultura, avete voglia di conoscere, di studiare, di imparare, e questo per noi è un segnale positivo e che ci dà speranza anche per il futuro, perché voi siete il nostro futuro, della nostra terra e del nostro paese. Per cui chiudo con questo e ringrazio nuovamente il ministro per la sua presenza. Entriamo nel vivo della cerimonia vera e propria. Abbiamo svolta la settimana scorsa, il ministro non poteva essere presente, questa è un'appendice e completa in certo qual modo. Io sono presidente della giuria che segnala all'amministrazione i candidati al premio internazionale, nazionale, regionale, locale, a personalità, e non solo perché lei è ministro attualmente, ma il premio è la cultura. Pertanto la giuria, che è composta dal sottoscritto, dalla dottoressa Anna Lidia Boselli e da Luigi Masin, che è l'artista del premio La Fusione in Bronzo, monselicense, Giuliano Pisani, lo storico dell'arte, conoscitore della Cappella degli Scrovegni come non altri, e Giuseppe Ruzzante, presidente della Fondazione Monselicense. La motivazione, per essere brevi, siccome è scritta, noi abbiamo guardato un po' nella sua biografia e probabilmente gli interessati spesso non si riconoscono in alcune interviste, ma l'intervista pareva una fonte seria. E Dario Franceschini avrebbe a dire recentemente: solo in Francia mi è concesso di provare l'ebbrezza di essere solo uno scrittore. Quanto all'Italia, temo che i pregiudizi siano inevitabili, però subito sostiene: non mi pesano, anzi li capisco. È un atteggiamento di maturità straordinaria e di umiltà e di consapevolezza. Ebbene, la giuria ha posto questa attenzione per premiare, nel premio si cela la cultura, per esprimere un
un attestato allo scrittore ferrarese Dario Franceschini, che dopo il debutto letterario di 11 anni fa è autore di apprezzati libri come Nelle vene dell'acqua d'argento della Bompiani, La follia improvvisa di Ignazio Rando, In 10 parole sfidare la destra sui valori, Da capo e del romanzo breve Mestieri immateriali di Sebastiano Delgado. A 4 anni da quest'ultima pubblicazione, Dario Franceschini, scrittore, è tornato in libreria con una raccolta di 20 brevissimi racconti, quasi degli incipit, dal titolo Disadorna e altre storie, La nave di Teseo. Per la bravura letteraria e per la conferma di un talento di stile e di narrazione, la giuria del premio Ossicella ha proposto al Comune di Monselice il conferimento, in considerazione anche del fatto che come ministro ha raggiunto buoni risultati e imprimendo un forte impulso volto alla tutela e alla conservazione e promozione del patrimonio artistico e culturale della nazione. Dopo il conferimento del premio Chambéry, del premio Opera Prima Città di Penne, del premio Bacchelli, giunga ora anche il meritato premio Ossicella Monselice. Risultato interessante di un Franceschini inedito rispetto alla sua immagine politica e televisiva. Complimenti. Il sindaco consegna il premio Ossicella al ministro Dario Franceschini. Dopo le foto di rito, ovviamente invitiamo il ministro per un saluto al presente. Ed infine, a chiusura, di apporre la firma sul libro L'albo d'oro del Comune di Monselice. Grazie, grazie davvero, grazie signor sindaco, grazie assessore, grazie presidente, tutte le autorità. Mi fa veramente un grande piacere per tante ragioni essere a Monselice e ricevere questo premio. Prima il sindaco mi chiedeva, ma conosce Monselice? Per forza, io sono ferrarese e la gita in questi luoghi stupendi sui Colli Ugani, da Monselice a est, al bellissimo labirinto di Val San Zibio, dove da bambini ci divertivamo per ritrovare la via d'uscita, qua, insomma tanti luoghi che sono profondamente legati, e cui mi sento profondamente legato anche dal punto di vista personale. E mi sento anche molto onorato di ricevere il premio Ossicella perché so bene dell'investimento che a Monselice da alcuni anni, da diversi anni, si sta facendo sul patrimonio culturale, materiale e immateriale. Abbiamo sentito dal sindaco un elenco di cose fatte, di cose che si vorrebbero fare, e che sono perfettamente in linea con quello che in questi anni abbiamo cercato di fare. Non parlo al singolare, perché se c'è un settore in cui in una legislatura, che come succede da qualche anno, da più di qualche anno, è molto contrastata, è molto di scontro tra maggioranza e opposizioni, però se c'è un terreno che in qualche modo ha conservato una sua peculiarità, tant'è vero che i provvedimenti più importanti di questa legislatura, dall'art bonus alla legge sul cinema, adesso stiamo finendo la legge sullo spettacolo, hanno avuto un rarissimo consenso più largo di quello della sola maggioranza parlamentare, è proprio il terreno della cultura e del turismo, perché si è capito che abbiamo perso tanti anni di occasioni perdute. Il bilancio del ministero mio, quando sono arrivato, era stato dimezzato rispetto al 2000. Oggi, grazie a una serie di scelte fatte in questi ultimi 4 anni, il bilancio del Ministero è aumentato del 40%, le risorse per il patrimonio culturale sono state moltiplicate per 30 volte, quindi è stata fatta una scelta
in ritardo, ma consapevole del fatto che investire in cultura significa non soltanto adempiere al dovere costituzionale imposto a noi dall'articolo 9 della Costituzione. Ragazzi, dovremmo tutti essere veramente orgogliosi di essere l'unico paese al mondo che ha tra i principi fondamentali della propria carta costituzionale, all'articolo 9, il principio della promozione e dello sviluppo della cultura e il principio della tutela del patrimonio storico-artistico della nazione e del paesaggio. Quindi è un dovere costituzionale investire in cultura e tutelare il patrimonio. Ma è anche, e questo non si è capito purtroppo per molto tempo in Italia, ma anche una grande opportunità economica, perché investire in bellezza, investire in cultura, investire in patrimonio materiale e immateriale significa offrire una grande opportunità di sviluppo e di crescita. I dati del turismo del 2016 e del 2017 dimostrano una crescita enorme di numeri in tutta Italia, abbiamo sentito anche i numeri di Monselice, rispetto al 2015 che si immaginava fosse un anno irraggiungibile perché era l'anno di Expo. In realtà il 2016 è andato molto sopra il 2015 e il 2017, fino ad oggi, e i numeri miglioreranno ancora, è andato molto sopra il 2016. E questa crescita è una crescita strutturale, non è legata soltanto a dei fattori che pure ci sono contingenti, la mancanza di sicurezza nei paesi del Mediterraneo, del Nord Africa, che ha portato qualche contributo ma numericamente poco significativo. La crescita sarà strutturale perché cresce il numero di turisti nel mondo in uscita dal loro paese, da paesi che qualche anno fa non avevano turismo in uscita. I cinesi l'anno scorso, che sono usciti una volta all'anno dalla Cina, sono stati 140 milioni. 10 anni fa non ce n'era nemmeno uno. Le loro previsioni sono 500 milioni fra 4 anni, che usciranno una volta l'anno dalla Cina. E l'Italia è la meta desiderata di viaggio prima in tutti i paesi del mondo. E quindi noi, anche un'altra cosa importante di questa legislatura, è stata l'approvazione finalmente di un piano strategico nazionale del turismo, condiviso da comuni, regioni, Stato, privati, organizzazioni del turismo, che indica che noi dobbiamo governare in modo intelligente questa crescita, che ci sarà. Dobbiamo puntare a un turismo sostenibile, di eccellenza, non mordi e fuggi, che viene in Italia a portare ricchezza, che sta più di qualche giorno, non che passa velocemente senza approfondire e senza lasciare nulla. E puntare a valorizzare l'Italia come grande museo diffuso. Non soltanto le grandi capitali dell'arte, Venezia, Firenze e Roma, ma utilizzare appieno tutta quella bellezza diffusa che c'è ovunque, in cui ogni luogo dei nostri comuni, delle nostre terre, da solo in un altro paese del mondo sarebbe un grande attrattore di turismo internazionale con milioni di persone. Noi abbondiamo talmente tanto che spesso non ce ne accorgiamo, quindi serve un investimento di risorse per tutelare e valorizzare quel patrimonio. E quindi, assessore, io prendo atto di questo elenco, posso promettere il mio impegno, non posso adesso promettere il risultato, anche perché siamo molto vicini alla fine della legislatura, ma farò il possibile per andare in questa direzione, insomma, di contribuire in qualche modo a uno delle possibili interventi tra quelli che mi avete indicato. Quindi servono risorse per il patrimonio, ma serve anche crederci, investire. Monselice, da questo punto di vista, ha tutte le caratteristiche. Il turismo di oggi chiede ovviamente bellezza, ma chiede anche infrastrutture. Qui siamo su una grande linea autostradale, siamo su una grande linea di alta velocità. Non voglio dire siamo tra Venezia e Firenze, dico siamo tra Padova e Ferrara, perché se mi piace di più, siamo tra Padova e Ferrara. E quindi davvero siamo su una, dove passano milioni e milioni di turisti. Milioni di turisti, io spesso, come torno spesso in treno da Roma, e vedo questi turisti che salgono a Firenze e vanno verso Venezia, e anche nella mia città scendono pochi. Questa è la grande sfida su cui lavorare, intercettare questi flussi. Non è più soltanto un'opportunità di distribuzione di ricchezza, è anche un'urgenza, perché se tutti i turisti che vengono in Italia vogliono andare a Piazza San Marco, sul Ponte Vecchio o alla Fontana di Trevi, non ci stanno, tant'è vero che in quelle città si sta ragionando su dei contatore di accessi, perché non possono starci un numero indefinito di persone. A un certo punto va a rischio la sicurezza e la tutela del patrimonio, quindi bisogna distribuire, moltiplicare gli attrattori. Da questo punto di vista le strategie che state mettendo in campo a Monselice sono perfettamente in questa direzione, quindi vi dico, saremo con voi, grazie del premio, da oggi mi sento ancora più legato alla vostra città.
Ecco, mentre il ministro firma sull'albo d'oro del comune, dei visitatori illustri che sono passati per la città, voglio ricordare che poi verrà omaggiato di alcuni volumi scritti dal professor Valandro, che è qui presente, dell'architetto Margherita Petranzan, qui presente, e l'opera artistica dello scultore Luigi Masin, che è qui presente, che invito, così facciamo una foto. Colgo l'occasione anche per ringraziare tutte le forze dell'ordine, la nostra polizia municipale, i carabinieri, la protezione civile per il lavoro svolto in occasione di questo appuntamento di accoglienza al ministro, come pure tutti i dirigenti dell'amministrazione comunale. Giuseppe Ruzzante della Fondazione Ruzzante, se vuole avvicinarsi, e voglio ricordare che poi il ministro si recherà in visita breve alla Santo Stefano, chi vuole eventualmente seguire, viene aperta. Thank you.